Adesso tutti alle piedi per l'inno di Babele. Grazie alla Maria Pia Cappello che ha scritto un libro unico, meraviglioso. Più vicino, direttamente sulle corde vocali. Comunque, spero che ora vada bene. La Maria Pia Cappello che ha scritto un libro innovativo, di critica d'arte innovativa. Così un po' come è innovativa anche questa presentazione di libri. Non è il solito libro con rombevanti, parole che magari non dicono niente, che lasciano il tempo che trovano e che stancano le persone. Questo è un libro molto bello, ha avuto il successo di essere esaminato attentamente da due commissioni di altissimo valore, quella del MoMA di New York e quella della Galleria dell'Ontario. Quindi ho l'onore come editore di avere un libro, che questo libro abbia avuto successo e sia stato inserito nella galleria d'arte moderna, che è il Gotha dell'arte nel mondo, che sta a New York e oltre a quello dell'Ontario. Brava Maria Pia, ma consentitemi di ringraziare anche le persone, la squadra che è riuscita a farci ottenere questo successo, quindi
in primo luogo il grafico, il mio, che è poi un amico, Franco Bidocchi, che vorrei che si alzasse perché veramente ha fatto un lavoro straordinario. E poi i fotografi, Valerio Faccini, che è qui presente, vorrei che si alzasse perché veramente ha fatto. Che come ha detto il maestro Lamagna, ha saputo tirar fuori dal materiale l'anima, quello che voleva veramente esprimere l'artista, il maestro Lamagna. Grazie, grazie. Ovviamente l'applauso anche al grande artista, il maestro Lamagna, che ci ha donato queste opere, che ha reso, come ha detto, ovviamente sul sesso visibile di visibile. E poi anche un altro fotografo che non è qui presente, ma ci senz'altro ci vedrà con la webcam, che è Giorgio Musca. Thank you, Giorgio Musca, for your wonderful pictures. Nel salutare tutti i presenti, gradirei porre gli omaggi alla Sua Eccellenza il signor Gervais, chiedo scusa, non conosco il francese, comunque lei sarà abituato a che si storpia un pochettino. Comunque, così ci sono tantissime persone che siamo tutti uniti nell'amore per l'arte, e quindi un grazie a ciascuno di voi. L'elenco sarebbe troppo lungo e non finirei più, annoierei. Comunque grazie di cuore di essere intervenuti e complimenti nuovamente alla Maria Pietra.